Con un gol per tempo l'Ovidiana Sulmona batte la Miternina, ma i locali, mai rinunciatari, erano riusciti a riaprire il match nel secondo tempo. I padroni di casa di Candido Di Felice sono privi dell'infortunato Alfonsi che in Coppa Italia realizzò un bel gol al Pallozzi. Nei biancorossi di Ricorcia mancano invece di Ciccio Valente e Giallonardo. L'Ovidiana Sulmona prova a rendersi subito propositiva, Carosone verticalizza per Diaz, ma è provvidenziale la chiusura di Marino Di Alessandro che manda in calcio d'angolo. Al settimo Diaz colpisce la traversa, corner di Tato ed in aria lo stacco di testa dell'attaccante spagnolo che sfiora il gol. Ancora Sulmonisi davanti, ma Ludovisi riesce a neutralizzare una punizione di Tato. I biancorossi poi abbassano i ritmi e gli aquilani impensieriscono due volte Fanti con Anaia Ruiz e Bizzini. Sul primo intervento Fanti respinge, Safon manda in out e anche sul secondo intervento l'estremo difensore ovidiano è bravo a respingere. Alla mezz'ora si rivede l'Ovidiana Sulmona che dopo una punizione crea scompiglio nella porta difesa da Ludovisi con gli aquilani che si salvano in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner c'è il vantaggio. Il colpo di testa di Cico Diaz non perdona ed è 1-0 per l'Ovidiana Sulmona. Settima rete per lo spagnolo che dopo il gol festeggia con il suo classico saluto militare. I padroni di casa provano a pareggiare con alcune iniziative offensive, ma senza trovare la via del gol. Ben quattro tiri in porta, che però non vanno a buon fine per la Miternina scolpito. Il primo tempo termina con il vantaggio della capolista Ovidiana Sulmona. Ad inizio ripresa la squadra di Aldo Di Corcia raddoppia. Al primo minuto si rende protagonista con un gran gol Valerio Pelino che calcia con il sinistro da fuori aria insaccando alle spalle di Ludovisi. Controllo elegante con il destro e conclusione con il sinistro per il 2-0. La Miternina non demorde e risponde con una botta di Anaia Ruiz che si spegne in out. Al ventesimo assist di Ludovici per Anaia Ruiz, ma c'è la chiusura di Fanti. Al 32esimo occasione degli ospiti che viene fermata per offside, ma l'Ovidiana Sulmona si è mostrata molto propositiva. Cross di Pelino e colpo di testa di Diaz. Ludovisi prova ad alzare il pallone che sbatte sulla traversa dando anche l'impressione di essere entrato in porta, ma Di Renzo Di Avezzano ferma l'azione. I ragazzi di Di Felice poi riaprono la partita grazie ad un calcio di rigore per un fallo però molto dubbio commesso da Safon su Paolucci. Alla battuta si porta Ludovici che trasforma. La Miternina ci crede e crea gli assalti finali nel tentativo di pareggiare, ma al triplice fischio vince l'Ovidiana Sulmona che conquista altri tre punti pesanti per tenere a debita distanza il Montorio.